Tari, nota dolente come per il comune di Prato, la giunta Biffoni ha confermato l'aumento del 6,5% già previsto dalla precedente amministrazione. Una stangata, non c'è che dire. Per fare un esempio, una famiglia di 4 persone che occupa un appartamento di 80 metri quadrati pagherà quest'anno 19 euro in più, da 283 a 312. Un aumento obbligato perché la norma che regola il pagamento dei servizi di igiene ambientale costringe a coprire la spesa con le entrate. I conti a Prato, come altrove del resto, non tornano. La Tari non è una tariffa particolarmente amata e onorata, tanto che l'evasione arriva al 30%. Su 10 utenti, cioè 3, non pagano. In soldoni qualcosa come 12 milioni che mancano all'appello e che vanno ripianati. Questo per un meccanismo perverso della normativa statale, che non ci permette, diciamo così, di coprire il mancato gettito in altro modo se non attraverso un aumento tariffario. Soluzioni 2, entrambe allo studio. Una stretta sugli evasori e un aggiornamento delle banche dati di ASM che forse, parola di assessore, non sono puntuali come dovrebbero essere, così da capire se si inviano bollette a utenti che non sono più residenti e non si inviano invece a utenti che risiedono nel nostro comune. Entro tutto il 2015 i rimedi. L'obiettivo principale quindi per noi, per arrivare nell'arco dei 5 anni ad un abbassamento invece delle aliquote sia della Tari ma anche di altre imposte, è proprio la lotta all'evasione, perché oggi il contribuente virtuoso paga anche per il contribuente evasore. Per far pagare di meno dobbiamo pagare tutti.